Ci hanno insegnato che la vita è una grande montagna da scalare, una lunga fune da risalire con mille difficoltà, come funamboli impazziti. Ma ora è proprio quella fune a legarci ad un mondo che non ci appartiene più. Dove se ne va? In vacanza? Laos. Pare che ci sia da divertirsi, kayak, rafting, roba da giovani. In Laos. E immagino lei non si separerà mai da questa. E lei che cosa ne dice? Qua c'è una lettera di tua figlia. No, aspetta. Leggo io. No, non voglio neanche vedere, guarda, è scritta. Cari mamma. È scritta col computer e c'è anche al posto della firma la faccetta che ride. Cazzata. Emoticon si chiama. La usano sempre i ragazzi. Qualcuno anche nei temi. Sai che palle. Siete in ritardo e devo scappare dall'aeroporto. Siete arrivati? Sì, siamo arrivati, siamo in Javan Vieng. Com'è il tempo in Thailandia? Laos, non Thailandia. E comunque qua non piove. Laos, Thailandia, Asia, tutti posti di merda. Qua invece c'è un tempo bellissimo, io e tua mamma ce la andiamo al mare. Che fidanzato è uno che ti porta in Asia durante la stagione dei monsoni? Papà, ti prego. Ci pensi che 40 anni fa in questa zona c'era il più grande aeroporto segreto americano per le missioni in Vietnam? È che qui non cambia un cazzo, capisci? Che palle, certo che cambia! Tutto cambia. Ti senti male? No, siediti, ma come stai? Sei bianca come un morto, telefono là. Sto bene. Pronto, oddio mio, pronto? Ma sei sicuro che questa è la direzione giusta? A questo punto non lo so, mi sembrava stessimo andando dalla... Ti sembrava? Sì. Ti sembrava? Ma vaffanculo! Ma porca troia! Testa!
aiutatemi! Ho avuto paura di morire, sai? Sul serio? Sì. Ma non di morire, basta. Cosa c'è di peggio? Non lo so, il modo. Oh, a stare lì senza far niente, a stare così, aspettare, serena. Io c'ho l'ansia, io se no... Cioè io seduto qua mi viene agitazione, sembrano due morti sul divano, sento le gocce da lavandino che scende, sembra un film di Bergman, sembra questo. Il dolore è una faccenda privata. Non so. Oppure questa gente non mi sembra che sprechi il proprio dolore. Non basta. Abbiamo passato 30 anni della nostra vita a cercare delle certezze. E adesso? Cosa c'è di male a cercare certezze? Sergio, in 2 giorni ti è sparita una figlia e forse ti morirà la moglie. Certezze? Non ti toccare. Ecco dove ce le hai le certezze. In mezzo alle gambe ce le hai. Vabbè. Non so se mi spiego. Che la vita è una grande montagna da scalare. Una lunga fune da risalire con 1000 difficoltà, come funamboli impazziti. Ma ora è proprio quella fune a legarci ad un mondo che non ci appartiene più. Novità? Allora? Buone notizie.